Tino, siamo tornati in via Brigata Regina per cercare di parlare nuovamente con Aldo, ma soprattutto per mostrare ancora una volta che Aldo va aiutato in tutti i modi. Intanto da qualche giorno dà da mangiare i topi. L'hanno visto dare da mangiare i topi. Nel palazzo ho visto... Ieri sera si è visto un topo salire fino al quinto piano, dopo del quinto piano è salito ancora sopra, sul terrazzo. Noi oggi siamo andati su a mettere un po' di colla, cercando di vedere se lo prendiamo. E nonostante tutto continui ancora. E nonostante tutto, l'altro ieri, ho ritrovato come altri condomini la cacca nella mia cassetta della posta. Cioè io dovrei tenere... Hai blindato la tua cassetta. Ho dovuto blindare la mia cassetta perché altrimenti... E scrivere un messaggio, gentilmente citofonare a Pino altrimenti e lasciare al bar, addirittura la posta lasciarla al bar. Perché cioè, è una cosa che è diventata insostenibile, andò. Io non lo so come bisogna fare con questo... È una persona che va aiutata, ma le istituzioni dove stanno? L'ufficio igiene. Là c'è bisogno di una pulita veramente pulita. Cacca di topi, lui non sta bene, va tutto sporco. Più volte ci è stato riferito anche da altri inquilini. Inizialmente lo avete aiutato. Aldo, Antonio, io domenica scorsa mi sono ritirato, l'ho trovato giù e mi è dispiaciuto. Sono andato sopra, mia moglie gli ha fatto un panino, gli ha fatto la salsiccia al momento, gli ho dato un panino, gli ho dato 3-4 pacchi di biscotti, gli ho dato un po' di vino che doveva mangiare. Mi ha ringraziato il giorno dopo, però il problema è questo, se tu non gli dai diventi subito nemico, cioè per lui avere è diventato un obbligo, non dovrebbe essere così. E spesso vi siete trovati anche in condizioni di doverlo affrontare, perché l'abbiamo affrontato lunedì. Lunedì c'è stato proprio un condomino affrontato dicendo che tu stai facendo delle cose che non devi fare. Usandolo apertamente. E lui, che cosa è successo? E l'hai minacciato, sei un pezzo di merda, sei qua, ha minacciato una persona di 80 anni. È un ex maresciallo della finanza che purtroppo lui agisce con le carte, con le cose, sta vedendo di fare qualcosa. Noi dobbiamo andare dall'amministratore domani, abbiamo una me che ci deve fare la denuncia all'assistenza sociale e a... Qui si è visto qualcuno, cioè, anche dopo il nostro video è venuto qualcuno, assistenti sociali, il SIM, il SERD, cioè, c'è qualcuno che si è fatto avanti? No. Eppure il caso è noto, nel senso conoscono tutti. Non è venuto nessuno, stai tranquillo che non è venuto nessuno. La cosa è peggiorata e sta peggiorando ancora di più. Cioè, non dobbiamo aspettare che deve succedere qualcosa veramente di brutto, perché io lunedì, per non avergli detto niente, quello mi ha minacciato. Antonio, come va? Ma mi hai messo nei guai. Perché? Perché quando hai fatto il servizio, ho perso il lavoro. Hai perso il lavoro? Sì. E quando avevi iniziato? L'hanno visto. E mi hanno mandato lì. E questo mi dispiace, però. La situazione sembra essere addirittura peggiorata. No, sto bene. Tu stai bene? Sì, benissimo. Vuoi entrare in casa? Possiamo. Sì. A me dispiace molto questa cosa che mi hai detto. Ma che cosa avresti dovuto fare? Qual è il lavoro che avresti dovuto fare? In una ludoteca. In una ludoteca? Non mi hanno pagato, ma ho tenuto una settimana, ho lavorato e non mi hanno pagato. A fare cosa nella ludoteca? È responsabile del giardino. Responsabile del giardino, sì. Della ludoteca, quindi qual è questa ludoteca? Magari possiamo andare a noi Cattaro, sì. Che ci sentiamo in colpa, potremmo invece far capire che cosa sarebbe potuto succedere in quelle circostanze. Loco, dimmi. Io ormai nella vita mi cade una cosa, faccio così. Tu sai che sono stato 50 giorni ricoverato. Sì. E quindi adesso la vedi in un'altra maniera? Non mi interessa più niente, sono felice, delle piccole cose. La pizza. E posso chiederti perché, dimmi, per esempio, dimmi. Continuano ad accusarti del fatto che tu possa aver messo la cacca nella posta di Pino, per esempio? Non lo so. È un continuo, capito? Non lo so. Cioè, perché si sono accaniti contro di te? Ma ieri l'ho trovata pure nella mia. E questo ho trovato un pannolone pieno di merda. Nella tua cassetta? Sì. Che hai fatto una foto, hai fatto che mi qualcosa. No, non c'ho il telefonino, che mi hanno sfondato. Cioè ti hanno sfondato la cassetta e sì. Tu l'hai già riparata? No. Quindi è ancora sfondata. Non c'ho i soldi, loco. Però, guarda, la situazione sì. È sempre un po'
precaria, no? Ecco, sì, tu avresti anche bisogno, per esempio, di qualcuno che ti desse una mano a fare delle pulizie. No, faccio tutto io. Ah, ecco, riesci. Qua è quello che è successo. Sì. È di ieri, non sei riuscito ancora a pulire, no? Sì, faccio tutto io. Vorrei semplicemente dimmi. Che si potesse cristallizzare questa situazione, ok? Tutto c'è rimedio. A tutto c'è rimedio. Ma da quando noi ci siamo visti e sentiti, c'è un assistente sociale, qualcuno che si è fatto avanti? Sì. E che cosa ti ha detto? Non ci sta mai. Dico, al comune. Ho capito. Via Trevisani, ma è venuta da te? Cioè, mai. È venuta a bussare alla porta? Mai. Aldo, come stai? Mai, lo Conte, mai. Mai. Lo Conte, io sono aperto e disponibile a qualsiasi situazione. Non c'è problema, con me. Io voglio stare in pace con tutti. Ma non sembra questo. Scusa, vieni con me. Sì. Parliamo un attimo con loro. Capiamo qual è la situazione. Io vorrei capire per quale motivo continuate a dire che è Aldo che mette per esempio la cacca nella cassetta delle lettere. Per esempio, lui continua a dire che non è vero. È giusto? È così, Aldo? La trovo anche io. Perché se la trova anche lui. Aldo, allora ti dico una cosa. Se tu la trovi nella tua posta, è chi la toglie dalla sua e te la mette a te. Allora, il fatto è che tu, che noi tutti quanti troviamo la cacca nelle poste, al 90% è stato certificato che sei tu. Allora, ascolta, non si alza la cacca, chiamami da lei. Allora, io ti ho sempre detto a te che se tu ti comportavi bene, tu una mano d'aiuto da tutti la potevi avere come l'hai avuta. Però mi hai detto, Aldo, che c'è sempre tempo. Perché non facciamo arrivare il tempo in cui loro sono disposti a darti una mano? Se vivi sereno, vivi tranquillo. Tu ascolta, sei stato aiutato o no? Sì. E perché ti comporti così? Giulio, io. Perché non partiamo dall'idea che effettivamente uno ammette, dico, guardate ragazzi, sono stato io, vi chiedo scusa. Ma no, l'avrei fatto. Se ero stato io, lo avrei fatto, non sono io. Aldo, qualcuno dice che addirittura ti ha sorpreso a far mangiare i topi. Allora, Aldo, ieri hai fatto una cosa che se io adesso te la dico, io ti vado a prendere 10 testimoni e tu dici che non sei stato tu. Dimmi. Ieri si è fatto uno. Dimmi. Tu hai fatto niente ieri sera. Dimmi. Quando sei andato a buttare l'immondizia, che cosa hai fatto? Quello che faccio sempre. Che cosa hai fatto? Quello che faccio sempre. Dove l'hai buttata l'immondizia? Quello che faccio sempre. Dove l'hai buttata? Devi essere. Tu non dici che tu la immondizia ci trasforma male, Aldo. Sopra? Alla macchina mia che sta qua. E ti hanno visto 5 persone, Aldo. Ci sono i testimoni. Dai, Aldo. Aldo. Allora, però vedi, se tu vuoi avere un rapporto pacifico, come mi hai detto, con gli inquilini, devi evitare di fare queste cose qua, ma perché se faccio, fai queste cose, Antonio, ma ti hanno visto tutti. Antonio, non le faccio. Aldo, vedi? Antonio, le cose che Aldo, non si fanno non si sanno, io non le faccio. Aldo, però queste cose che si fanno si sanno, io controllo, Aldo. Le faccio. Aldo, tu ieri le foto e te ne vesci che sei. E io non sono venuto manco a dirti nulla, non ti ho detto niente. Allora tu non vuoi vivere in bar, tu vuoi fare la guerra. La guerra non porta nessuno avanti, Aldo. Te lo dico in partenza. Ha ragione lui. La guerra non serve a nessuno, soprattutto nelle tue condizioni in cui la hai bisogno di essere aiutato. Non serve la guerra. Perché vedi, per esempio, domenica lui ti ha portato il panino, la salsiccia, i biscotti e tu sei stato contento. Perché gli metti l'immondizia sulla macchina non se lui metto. Ti ha dato una mano? Ma ti hanno visto, ti hanno visto. Mi fai vedere? Ti hanno visto. Io posso dire che ti ho visto farmi del male. Aldo. Mi hanno chiamato persone da Udine. Tu sai che sei stato denunciato a Udine alla Guardia di Finanza? Io? Sì. Perché come? Non lo so. Non perché lo so. Cosa sono stato denunciato? Mi hanno chiamato, mi hanno detto, è venuto lo Conte da lei? Sì, va bene, ce la vediamo noi. Da Udine, Mortegliano. Vabbè, no, ci azzeccherebbe anche se fosse attinente a quello che ci stiamo dicendo. Però Aldo, io vorrei che questa cosa dimmi. Si risolvesse in una maniera pacifica. E risolviamola. Se no, c'è modo. No, allora la cosa è, sai quale sarebbe il primo passo, sai quale sarebbe? Dimmi. Chiedere scusa per Giulio, ciò che hai fatto. Ok, chiedo scusa a tutti. Ma per cosa? Per cosa? Per tutto. Per cosa? Per non la cacca so. nella no. cassetta? No. Per il mangiare i topi? No. Per la busta sulla macchina? No.
chiedo scusa per pace. Va bene? No, non è così, Aldo. Perché se è così non ne usciamo più da questa storia. Io cacca non ne ho messa, scusa. Se tu fai così, cacca non ne ho messa. Ci mandi solo a fare il culo. No, Giulio. E questo è l'intento. Giulio, no. No, Giulio. Giulio, sono qua. Loro sono arrivati a una... Voglio fare pace, Giulio, sono non aprivo la porta. Loro sono arrivati a un livello di sopportazione assurdo. Tu mi vedi la notte che non dormo. Eh sì. Perché non dormo? Ma io so che dico, finché che non ti aiutare tutti qua. Ok, tu allora, posso chiedere pace a tutti, però la devi fare, cioè, guarda. E come faccio? No, dico. Una stretta di mano. No. Però deve essere sincera. Deve essere sincera, Aldo, nel senso che... Deve finire Antonio, io sei spero, una persona di mondo, mi stai guardando in faccia. Assolutamente sì. Eppure io. Ok. Sono bugiardo secondo te? Dimmi la verità. Il problema è che ci sono tante persone. Sto chiedendo scusa a tutti. Ok, perfetto. Allora, Aldo, però c'è un fatto. Dimmi. Io mi auguro, e questo potrebbe essere un buon motivo per avere l'aiuto di tutti, e quindi sentirti meno solo. No, se tu effettivamente, non lasci credere, ecco, mettiamo così, non sei tu, ma non lasci credere con il tuo comportamento di essere tu a mettere la cacca nelle cassette, a dar da mangiare ai topi. Non la metto. A buttare l'immondizia sulle macchine, hai dato la mano, la mano è sacra, è meglio di una firma, Aldo. La prima persona che dovresti chiedere è a lui, ma perché ti aggredì? Perché ti aggredì? Perché ti aggredì? Come si chiama? Dammi la mano. Però in questo contesto. Ma tu mi hai detto segreti. No, non è vero. È bugia quella che non sta dicendo. Va bene. Viviamo in pace, la pace è bene. Giulio, va bene. Ci posso contare, Antonio, ci posso contare, la stai dando anche a me la mano. Allora, guarda, io ti darò una mano, ma ti daranno una mano anche loro, Ti daranno una mano anche loro, sì. Certo, quella bicicletta, avanti e dietro, non ci deve stare. È la porta aperta, tu non la devi tenere, perché quella porta aperta a me mi dà lo stomaco. Va bene. No, lo dici sempre va bene, però... Allora, tanto sono piccole cose. Allora, sono delle piccole cose, signora. Per noi dobbiamo vivere in però faglielo dire. Così tu sai quello che i condomini cercano da te, capito, Aldo? Questo ti voglio dire. Non chiediamo altro. Poi, perché mio marito la bicicletta ce l'ha, la mette al garage, paga 10 euro al mese. Vabbè, lui non se ne può permettere. No, ti compra ma la bicicletta. Mettila dentro, la lasciare fuori. Mettila lui ogni volta che viene. Me ne hanno rubate tre. No, mettila dentro casa. Al garage. E te ne vai. Non al garage. Da dentro casa sono venuti gli zingari. Guarda, ti posso assicurare. Dagli zingari. Ti posso assicurare che non li facciamo venire più gli zingari. Se te la metti dentro la TV. Dentro a casa. Sto senza TV, signora, che brutto, che tristezza. Giulio, tu hai detto che avevi una... Hai capito? Quindi vedi che c'è grande disponibilità. Quando vuoi. Però io spero di venire la prossima volta per stare tutti insieme, ci mangiamo un bel pezzo di focaccia insieme e parliamo. Speriamo che sia questa la vita condominiale d'ora in poi. Ma dipende da te. Quando vuoi, casa mia è a tua disposizione. Ok, però dipende da te, Aldo. Ti sei preso un impegno davanti a tutti. Sì. Ok, Aldo. Io ci conto. Ci conto, Aldo. Ci conto. Quindi tu faresti entrare delle persone per poter pulire a fondo la casa? Assolutamente sì. Ok, perfetto. Quindi già questo. Lo sai? Signora, io nonostante ho messo le caramelle. Le caramelle. Ok, va sanificato e va disinfettato tutto, derattizzato tutto, ok? Troviamo qualcuno che è disposto a darci una mano in questo senso, poi magari anche tramite l'aiuto loro, ogni giorno, pure un caffè, a venire a sapere come stai, controllano Antonio, che la situazione va bene. Casa mia, ti ho detto, è casa tua. Voglio prenderla come una tua Antonio, parola. Casa mia, ti ho detto, è casa tua. Ok. Il mio intervento ha un po' pacato gli animi. Ora, non dare adito di far pensare che tu sia stato a fare quella roba là. Vivi tranquillo e vedrai che ti daranno un sacco di aiuto. Va bene. Poi col telefonino mi saprai dire perché mi potrai chiamare. Ok, Aldo. Ora andiamo alla pizzeria, gli lascio dei soldi e gli lascio una pizza sospesa per te, nel senso che tu quando vorrai, a parte quella di stasera, ti lascio altre due o tre pizze, così quando vorrai domani, dopodomani,
vieni e c'è la pizza per te. Va ok? Bene, va bene. Quanto costa la margherita? 4 euro. Margherita. 4 euro. Posso lasciarti 20 euro e quando viene lui gli dai una pizza margherita, 5 pizze margherita quando le vieni a prendere, certo. Te le segni? Certo. Eh? Okay. Allora Aldo, lo lascio 20 euro. Ok all'amico, e tu hai 5 pizze margherite che bene. Ti puoi venire a prendere quando vuoi. Va bene. Ok? Va bene? Eh? Grazie. Però le pizze da portare? Sì, sì. da sporto. Se la prende se la mangia a casa. Ok, la paga... ciao. Ho pagato 5 pizze margherite. Quando viene lui, per 5 volte, cangia la pizza margherita. Lo so. Ok Aldo, vedi, la gentilezza genera gentilezza. Va bene. Ok, quindi ora che abbiamo chiarito, viviamo sereni, viviamo tranquilli. Loro non rompono il cazzo a te, tu non rompi il cazzo a loro e stiamo tutti sereni. Babù, ci conto? Ci conto. A posto. Signori, ciao. Arrivederci. Ciao. Buonasera. Ciao. Alla fine sarà che siamo a Bari, ma immaginiamo che sia una questione italiana. Neppure quei 20 euro sono stati presi. Il proprietario della pizzeria ha detto che provvede lui ad assicurare le pizze all'occasione ad Aldo. Speriamo che questa storia possa effettivamente volgere alla fine, anche se bene. Quel che finisce bene ho dei dubbi, però sai. Iniziamo, dalla parte dove dobbiamo iniziare. Da una parte dovevamo iniziare, hai ragione. Iniziamo con una pizza anche noi. Ma è buono direttore, è un'ottima idea. Però tu la devi pagare. Ecco.